Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro di questa stagione nuova, Incontri senza censura primavera 2016. Benvenuto a Gianluigi Nuzzi, giornalista, scrittore, conduttore, autore di tantissime inchieste e scoop che hanno avuto anche rilevanza internazionale. Conduttore di quarto grado, che so bene, eh? hai visto? Bravissimo, bravissimo. Dobbiamo far veloci perché Gianluigi deve poi partire per. No, via. no, come tanta gente, perché eh. dobbiamo far veloci? Perché vuoi fare eh, veloci? che ne so io. Eh... Bene, quindi cominciamo. Caro Gianluigi, benvenuto. E, da cosa parte Via Crucis? Beh, innanzitutto grazie a Marco, e non è un grazie di forma, ma un grazie di sostanza. Una volta ho chiesto a mio figlio maggiore se preferiva che papà scrivesse libri o facesse televisione, e io ero un po' terrorizzato nella risposta di mio figlio. E lui ci ha pensato e mi ha emozionato, mi ha detto papà, io preferisco che tu scriva libri. E io ho detto perché? E lui ci ha pensato, Marco, e mi ha detto perché i libri aiutano a volare. E io ho detto, vabbè, ho fatto la prova del DNA tipo Bossetti, perché ho detto mi sembra. <ride> mi sembra un po' tanta roba questa, con tutto il rispetto, con tutto. Questa avventura non nasce con. Eh, con Via Crucis. Via Crucis è il, il terzo genito di un'avventura nata nel 2008 quando sono andato a recuperare delle carte sullo IOR, l'Istituto Opere di Religione, la banca all'interno del Vaticano. Da lì è nata, è cambiata la mia vita. Da lì ho iniziato a occuparmi della parte opaca del Vaticano, della parte opaca della, della Chiesa e tengo a precisare che mi sto, io mi occupo delle criticità, dei lati negativi, su il bene che fa la Chiesa eh, è un altro discorso. Io mi occupo delle cose che non vanno nella Santa Sede, quindi soprattutto in Curia, dove c'è uno Yor che ha riciclato i peggiori denari della prima e della seconda Repubblica che è stato al centro di un tentativo di riforma da parte di Benedetto XVI. Perché vedete c'è un fatto fondamentale, che per capire quello che sta facendo Francesco bisogna andare indietro con l'orologio e andare alle dimissioni di Benedetto XVI. Noi abbiamo un papa che si è dimesso, questo papa era preoccupato del calo delle offerte, del calo dei numeri di fedeli, del calo delle vocazioni. Benedetto XVI eh, diceva questo nell'appartamento. L'appartamento in Vaticano è dove abita il Papa, dove abitava quantomeno fino a Ratzinger. Adesso vive a Santa Marta, no? il nostro Papa Francesco. e di fronte a questi problemi eh, è ovvio che una chiesa deve essere credibile. E Ratzinger ha iniziato a fare una lotta, una campagna, una battaglia contro la pedofilia. Le diocesi americane hanno pagato risarcimenti per oltre, credo, 4 miliardi di euro alle vittime della pedofilia. Il Papa ha detto: riconoscete, dobbiamo riconoscere i tribunali civili, cioè non c'è solo la giustizia di Dio. Ma noi dobbiamo riconoscere e risarcire le vittime. Con un processo che ha portato al default, al fallimento di diverse diocesi americane. Poi il Papa ha, cercato, è, ha iniziato: Benedetto XVI a guardare anche i conti in curia, non direttamente. Aveva per esempio scelto Monsignore, Monsignor Carlo Maria Viganò, per fare ordine nel governatorato, che è quell'ente che all'interno della curia si occupa delle spese, degli appalti, della manutenzione degli immobili. Carlo Maria Viganò denuncia dei casi di corruzione, denuncia delle malversazioni, si accorge che gli appalti costano tanto, che ci sono privilegi. E nero su bianco mette questo in lettere che scrive al Papa, puntando l'indice contro il segretario di Stato, il Cardinal Bertone. Risultato: Viganò viene mandato fuori dal Vaticano, viene mandato nunzio apostolico a Washington. Ricordiamocelo questo, perché poi cosa succede? Succede che c'è uno dei primi collaboratori un umile, un collaboratore vicino a Ratzinger, uno che sente la messa celebrata da Ratzinger tutta la mattina alle 7, 7 e un quarto nella, nella cappella dell'appartamento, il suo maggiordomo, Paolo Gabriele, Paolo Gabriele mangiava con Ratzinger, insieme alle, so alle, so alle suore che accudivano il Santo Padre. E Paolo Gabriele... Decide di contattare Gianluigi Nuzzi perché aveva visto che dopo, così mi disse, che dopo Vaticano Spa, dopo il mio primo libro sulle magagne dello IOR, erano iniziati dei cambiamenti. Ovviamente non era grazie al mio libro, c'erano degli altri motivi che hanno spinto a fare trasparenza allo IOR, a tentare di farla, perché poi Ratzinger è stato sabotato in questa operazione. Incontro Paolo Gabriele e Paolo Gabriele cosa mi fa? Mi fa delle confidenze, mi parla di cose che non funzionano in Curia, e la, misura, la, la cosa che più l'ha fatto, come dire, eh, mortificare è la storia di Monsignor Viganò, di questo Monsignore che era stato scelto da Ratzinger per fare pulizia e ordine nei conti in rosso del governatorato e che era stato mandato via e quindi secondo lui il bene aveva perso in questa storia. Poi seguitemi perché è interessante, credo. Io esco con il libro dove ci sono dentro anche le carte che mi aveva dato, le fotocopie che mi aveva dato eh, Paolo Gabriele su questo malaffare. Paolo Gabriele viene arrestato. Ve lo ricorderete, no? Arrestato in maggiordomo del Papa. Siamo nel maggio del 2012, attenzione, cosa succede? Il Papa istituisce una commissione d'inchiesta che chiama Vatilix, dove sui giornali inizialmente si dice che per capire le fonti, cosa c'è dietro questo scandalo della fuga dei documenti, in realtà questa commissione d'inchiesta, poi i giornali capiscono, apprendono e diffondono che questa commissione d'inchiesta fa domande su come viene gestita la curia su cos'è che non va su quali sono le, le criticità commissione d'inchiesta Vatilix Bertone è preoccupato perché lui è segretario di Stato chiede a Ratzinger di avere accesso ai documenti dice posso andare a vedere gli atti della commissione d'inchiesta Vatilix Ratzinger gli dice di no Nega sul segretario di Stato l'accesso dei documenti. Non so se non, se non è una sfiducia questa, non so cos'altro lo sia. La commissione d'inchiesta di Vatelix termina i suoi lavori nel dicembre del 2012. Danno un dossier a Ratzinger, il cardinale Avril, altri cardinali, tra quattro. E uno. Febbraio il Papa si dimette, quell'incartamento, quel dossier passa da un Papa all'altro e arriva nella disponibilità immediata di Papa Francesco. Ma c'è un passaggio, il Papa si dimette e ci sono le riunioni, le congregazioni, dico bene, prima del, del conclave. Io non sono un vaticanista, eh? quindi... Un altro, io sono un giornalista d'inchiesta, ho cioè un altro mestiere. E nelle congregazioni succede un fatto strano: c'è una pattuglia di cardinali nordamericani che arriva a Roma, partecipa ai lavori delle congregazioni, ma ha vita a sé, non partecipa alle attività organizzate dalla Segreteria di Stato, non fanno le conferenze stampa, per dirvene una, organizzate con tutti i cardinali da parte della Segreteria di Stato. È un atteggiamento di rottura di questa pattuglia di cardinali nordamericani molto rumorosa. Bertone li riprende, la cosa finisce sui giornali. Questi cardinali americani sono gli stessi che, coincidenza vuole, dialogavano con quel monsignor Viganò che era stato spedito anzitempo da Ratzinger negli Stati Uniti. Ci siamo? Io non, non ho gli strumenti per valutare un'azione del Papa. Ho gli strumenti però della logica e della competenza modesta, ma non lo dico, non faccio il... dico la verità, di questi anni di lavoro. Io ho letto quello che scriveva il Papa, Ratzinger, le trappole che gli facevano. Un Papa solo e lasciato solo. Come diceva, ha scritto in prima pagina Ferruccio De Bortoli anni fa su Corriere della Sera, Ratzinger. E possiamo dire tutto di Ratzinger, ma non possiamo dire che è un, sta, che è un pontefice istintivo. Non possiamo nemmeno immaginare che un, que, il pontefice, che Benedetto XVI, si sia dimesso senza aver calcolato al centimetro, al minuto, al secondo, quando dimettersi, come comunicarlo e a chi lasciare la sua Chiesa. Come possiamo pensare che lui si sia dimesso in maniera avventata? Ratzinger, che è uno dei più grandi intellettuali del Novecento, uno studioso, un amante della Chiesa, un uomo che guardava, che aveva la luce negli occhi, che guardava, poi magari poteva anche essere antipatico, ma un Papa non... Cioè la simpatia-antipatia è, è un piano di, di approccio. Io credo che Benedetto XVI avesse... Eh, preparato queste demissioni studiate per fare meno danno possibile e anzi, non credo che ci sia obiettivamente un gesto più rivoluzionario di un Papa che dimettersi. Questo Papa che l'hanno tacciato di essere un conservatore dalla stampa laicista: tu sei un conservatore, tu sei il peggio, eh, hai coperto i pedofili. Ratzinger ha copertura, Eh, ma gli hanno dato dei risarcimenti irrisori. Ma uno deve anche guardare le cose dall'alto. Cioè quello che ha fatto Ratzinger sulla pedofilia non l'aveva mai fatto nessuno in precedenza. Che poi è accaduto, e qui c'è il problema dell'Italia, è accaduto negli Stati Uniti, è accaduto in Irlanda, non è accaduto in Italia. In Italia quando si scopre un sacerdote pedofile si trasferiva. Cioè come se guarire tra virgolette la pedofilia, bastasse un trasferimento di 50 km. Vabbè tu hai, hai destato scandalo, io ti sposto di 100 km perché sicuramente non farai più nulla. Eh, eh, dalla, dalla pedofilia però non si esce, lo dicono tutti i testi di psicanalisi. C'è solo nel carcere di Lodi un centro che cerca di riabilitare i pedofili, però non ha esito. Però torniamo, e concludo, torniamo lì. Quindi quella pattuglia di cardinali americani evita tante cose, evita ad esempio che diventi Papa il candidato della curia, di quei cardinali curiali. No? E questo non so quanto, però sicuramente ha contribuito Monsignor Viganò. Sicuramente, perché quando è andato lì è andato a parlare con, in giro. Non ha parlato certamente con noi giornalisti, io per esempio non gli ho mai parlato, non l'ho mai conosciuto. Poi si distingue nelle congregazioni questo fratello cardinale sudamericano che prende delle posizioni molto nette. Cioè noi abbiamo, l'avete sentito nel video prima che Marco ha preparato, noi abbiamo Marcinicus che dice non si amministra la chiesa con le ave a Maria, e dall'altra parte abbiamo un Papa che per la prima volta un Papa gesuita e per la prima volta abbiamo un Papa che si chiama Francesco e che pone la povertà al centro del suo pontificato, che allarga le braccia di te, e dice pregate per me Vescovo di Roma, voi pregate per me, cioè qualcosa, è qualcosa di, che, di sconvolgente. E lui nei primi mesi ha la fotografia netta della situazione della curia, la fotografia netta, forte. Una chiesa per essere credibile deve essere una chiesa povera. Se noi non siamo, sappiamo custodire i soldi, come possiamo custodire le anime? Dobbiamo allontanare i faraoni dalla curia, i faraoni. Lui cosa fa? Porta in Vaticano quelli come lui che arrivano dalla periferia del mondo. Fino al giorno prima c'era esattamente la mentalità contraria. Cioè in Vaticano la regione Liguria esprime cinque cardinali. Cioè, per carità, con molto rispetto lo dico per, per i Liguri, però ci sono intere zone del pianeta che non esprimono neanche un cardinale. Lui porta, cerca. Di portare in Vaticano uomini che arrivano, ma non vuole la frattura, non vuole la rettura. La rivoluzione di, pa di Papa Francesco è una rivoluzione dolce perché c'è l'unità della Chiesa che è uno dei principi fondamentali del Papa. L'unità della Chiesa. Lui non dice Opus dei sì, Focolarini no, CL così così. No, lui cerca di valorizzare le eccellenze che trova, che ci sono, perché ci sono anche tante persone per bene che lavorano in curia, nella Chiesa. Ripeto, e lo dico perché è importante che tipo di approccio si dà. Io non ho mai scritto dei libri contro la fede. La fede secondo me è un patrimonio personale. Se tu ce l'hai, è un patrimonio da custodire nel cuore. Non sta certo a un giornalista discutere se è giusto o meno avere la fede, ma a me darebbe anche fastidio che un giornalista avesse un approccio di questo tipo. Io sono un cronista, racconto dei fatti, quello che riesco a ricostruire. E concludo dicendo che poi si arriva all'elezione del Papa, che si affaccia, che fa quel discorso, che arriva in ufficio, anzi non arriva in ufficio perché non si prende un ufficio se non a Santa Marta. Lascia le porte aperte, mangia in mensa, si, si può chiamare. Nei primi, nelle prime settimane tu chiamavi in Santa Marta e ti passavano. il Santo Padre, se avevi il numero della camera, ti passavano la telefonata. Se tu individuavi l'orario giusto, cioè è una cosa che in curia non sono una cosa che non si capisce. E inizia, inizia il cambiamento. Lui. Prende anche qui vi ricordate quella commissione che vi dicevo di Vatilix sui conti della Curia che Ratzinger ha iniziato a fare per guardare un po'. Lui prende quei cardinali che componevano quella commissione voluta da Ratzinger, li prende e gli dà da loro degli incarichi di. I primi incarichi di responsabilità li dà proprio a questi cardinali dei quali si fida. Questi che erano stati scelti dal suo predecessore, ma è lo stesso. Papa Francesco, che un mese fa ha detto: Ma io sto continuando l'opera del mio predecessore nel cambiamento. Poi, certo, ogni individuo, ogni santo padre ogni, ha la sua individualità, ma l'azione è precisa. Il revisore dei conti, cioè quelli a, a, delegati a, a fare a controllare i bilanci, il 27 giugno del 2013, 26-27 giugno, scrivono al Papa, Beatissimo Padre, i conti, il Vaticano. Beatissimo Padre, il Vaticano, virgolette, si sta avviando verso un deficit strutturale. Le, le finanze vaticane si stanno avviando verso un deficit strutturale. Questa è la situazione che lascia Benedetto. Deficit strutturale. Non vuol dire che c'è un problema in un dicastero, vuol dire che è un problema strutturale, di mantenimento dei conti. Santo padre, i costi sono fuori controllo. Io non credo che il Papa non sapesse di ricevere questa lettera. Questa lettera è la miccia del cambiamento di Francesco, eh, di Papa Francesco perché dei laici non si sarebbero mai permessi di scrivere questi termini al, al Papa. Riceve questa lettera, è tutto pianificato, il 27 giugno la riceve, il 3 giugno convoca i cardinali, il 3 luglio scusate, convoca i cardinali a Palazzo Apostolico, i, i responsabili dei dicasteri della Santa Sede, li convoca, convoca il capo dello IOR per una riunione veramente, veramente drammatica ed è la riunione di partenza di Via Crucis. In Via Crucis ci sono documenti, registrazioni, mail mai entrata in possesso di nessuno e con la sua pubblicazione in Via Crucis, pubblicato poi oltretutto in Contemporanea Mondiale, sei stato anche inquisito dal Tribunale della Santa Sede, ma avremo modo di parlarne. Sei arrivato a un momento importante, siamo arrivati a, questi, a questo 3 luglio. Il Papa fa una cosa particolarissima, poi ne discutiamo. Però per entrare volevo leggere una registrazione che tu hai riportato con Anna, che ti ringrazio, perché ci sono delle parti, c'è un Papa che secondo me è proprio questo, quello che non conosciamo, un Papa che si incavola, si incavola di quello che ha trovato, ma come dicevi tu, quello che ha trovato è esattamente quello che Benedetto XVI gli aveva lasciato e allora sentiamo queste parole del Papa Bisogna chiarire meglio le finanze della Santa Sede e renderle più trasparenti quello che io dirò adesso è per aiutare Vorrei individuare alcuni elementi che sicuramente vi aiuteranno nella vostra riflessione. Primo, è stato universalmente accettato nelle congregazioni generali durante il conclave che in Vaticano si è allargato troppo il numero dei dipendenti. Questo fatto crea un forte dispendio di soldi che può essere evitato. Il cardinale Calcagno mi ha detto che negli ultimi cinque anni c'è stato il 30% di aumento nelle spese per i dipendenti. Lì qualcosa non va. Dobbiamo prendere in mano questo problema. Secondo, il problema della mancanza di trasparenza è ancora vigente. Ci sono spese che non provengono da una chiarezza delle procedure. Questo si vede, dicono i revisori ed alcuni cardinali, nei bilanci. Collegato a questo credo si debba andare più avanti nel lavoro di chiarire bene l'origine delle spese e le forme di pagamento. Pertanto si deve fare un protocollo, sia per il preventivo come per l'ultima tappa cioè per il pagamento. Bisogna seguire questo protocollo con rigore. Uno dei responsabili mi diceva ma vengono con la fattura e allora dobbiamo pagare. No, non si paga. Se una cosa è stata fatta senza un preventivo, senza autorizzazione, non si paga. Ma chi lo paga? Non si paga. Bisogna cominciare con un protocollo, essere fermi. Anche se a questo povero incaricato gli fai fare una brutta figura, non si paga. Il Signore ci perdoni, ma non si paga. Chiarezza. Questo si fa nella ditta più umile, dobbiamo farlo anche noi. Il protocollo per iniziare un lavoro è il protocollo di pagamento. Prima di ogni acquisto o di lavori strutturali, si devono chiedere almeno tre preventivi che siano diversi per poter scegliere il più conveniente. Farò un esempio, quello della biblioteca. Il preventivo diceva 100 e poi. Sono stati pagati 200. Cos'è successo? Un po' di più? Va bene. Ma era nel preventivo o no? Ma dobbiamo pagarlo. Invece non si paga. Ma che lo paghino loro? Non si paga. Questo per me è importante. Per favore. Disciplina, eh, grazie Anna. E il Papa va oltre. Il Papa dice: fate attenzione anche agli investimenti. Quando io ero capo dei Gesuiti a Buenos Aires, Chiesi all'economo di andare in banca e verificare dove investivamo i nostri soldi. L'economo tornò dalla banca. Questo è il Papa che lo dice. Eh? L'economo tornò dalla banca dicendo che il 60% dei nostri investimenti erano in aziende che producevano armi. Io sono andato a vedere, fratelli cardinali, i nostri investimenti. Abbiamo investito 26 milioni di euro in fondi di investimento di UBS, che è una banca svizzera, in un fondo di investimento che si chiama BlackRock e abbiamo perso la metà in due anni. Abbiamo investito 10 milioni di euro in Svizzera e abbiamo perso tutto l'investimento. Dobbiamo stare attenti a come investiamo questi soldi. Allora io intanto mi dicevo, ma come si chiama il responsabile degli investimenti? Di quel di castero che si occupa di investimenti straordinari, cioè chi è che fa queste operazioni? Una delle persone chiave di, che faceva queste operazioni, di cognome si chiama Mennini. E io mi sono detto: ma sto Mennini io, già, me lo, mi dice qualcosa? Sono andato a vedere i miei vecchi libri, anche Vaticano Spa, ed è venuto fuori che Mennini, un Mennini, era il braccio destro di Marcinicus ai tempi di Calvi, di Sindone, di Gelli, dell'Ambrosiano. E io mi sono detto, ma non è che per caso sti mennini sono parenti? è eh sì. il figlio. E io ho detto, guardate a volte delle coincidenze con tutte le persone che si occupano di investimenti immobiliari, hanno preso il figlio del braccio destro di Paul Casimir Marcinicus, Che poi, tanto bravo non è per due motivi. Uno, per quello che ha detto il Santo Padre in questa riunione, che ha elencato la barca di soldi che hanno perso. Due, per il fatto che di lì a poco il Papa Francesco lo manda a casa, ma non in Vaticano, a casa sua. Questo è stato allontanato. Per concludere, cosa c'è di nuovo? Noi abbiamo un Papa, noi avevamo, avevamo sempre, eravamo sempre abituati a dei papi che regnavano, dei papi che davano l'indirizzo teologico, la dottrina. Qui abbiamo un Papa che amministra anche, che vuole andare a vedere i conti, che vuole andare a vedere i conti, non si paga, lo ripete sette volte Anna ai cardinali. I cardinali sono esterefatti, un Papa che si occupa di denaro, che ci chiede come gestiamo i soldi, non se l'ha mai visto. Ma qual è il problema? È che c'è il deficit strutturale, cioè gli esperti dei conti hanno suonato l'allarme rosso, ma l'avevano già suonato con Benedetto XVI. E abbiamo avuto un Papa unico nella storia moderna della Chiesa, recente intendo, che si è dimesso, no? E lui cosa fa il Papa? Dice, sapete cosa c'è? Basta, è finita, basta. Crea una commissione d'inchiesta che si chiama Cosea, che avrà pieni poteri, su mia indicazione, per andare a fare, controllare tutte le finanze del Vaticano. E cosa trova? Questa Cosea inizia a lavorare a luglio, luglio, sì, luglio-agosto. Scopre tante cose, di tutto di più. Scopre che i mercanti sono nel Tempio. Scopre, ma vi dico tre piccole cose. Piccole. Vanno a vedere le contabilità, no? Ognuno di noi che ha un negozio, uno studio professionale, a casa abbiamo le entrate e le uscite. Sappiamo quanto entra 100, spendiamo X, mettiamo da parte quello, abbiamo un debito, questa è la nostra contabilità. Ebbene, si scopre che in Vaticano quasi tutti i dicasteri, quasi tutti gli uffici hanno questo bilancio, come ce l'abbiamo anche noi a casa, ma hanno anche una contabilità parallela. Una gestione, uso le parole del Santo Padre, privatistica di questo tesoretto. Queste sono le parole del Papa, che ha le idee chiarissime. Questi soldi non è che sono, tu dici, vabbè, poche migliaia di euro. No, in un anno questa contabilità parallela, cos'è la commissione d'inchiesta voluta dal Papa, scopre che ammonta a un miliardo di euro di fondi extracontabili. Che possono essere gestiti come meglio si ritiene per aiutare gli amici e gli amici degli amici. Vanno a vedere il patrimonio immobiliare. Perché vanno a vederlo? Perché il patrimonio immobiliare della Chiesa altro non è figlio delle nostre offerte e dei nostri lasciti. Perché nonna Italia. Lascia la sua casetta in eredità perché magari non ha dei figli, perché giustamente ritiene che la Chiesa da quell'appartamento possa fare del bene agli altri, alla comunità. Noi siamo così, è la nostra cultura, è la nostra storia, l'Italia. Noi siamo un paese anche generoso, noi abbiamo il più alto numero di volontari in Europa, noi siamo un popolo di persone che è abituata a dare, è una bellezza, è una bellezza, dobbiamo essere orgogliosi di questo. Allora, come finisco? dove finiscono queste, tutte queste casette delle nonne Italia che vengono, arrivano nei lasciti ereditari? Vanno a vedere il patrimonio. Questo patrimonio, eh, da questo patrimonio si ricade un affitto, solo il 25% dell'affitto che si potrebbe incassare. Cioè, questa sala tu la puoi affittare a 1000 euro al mese. E si scopre che questa sala viene affittata a 250 euro, non a 1000. Io dico, ma perché devono fare un favore a Marco, a Marco della Bassanese? Si scopre, in altre parole, che l'intero patrimonio immobiliare messo a reddito garantisce solo appena il 25% di quello che potrebbe garantire. Allora vanno nel dettaglio, vanno a vedere. E ci sono le case affittate a 27 euro all'anno nel centro di Roma. Ci sono case affittate a euro zero, zero. Ma non solo a qualche pensionato dipendente del Vaticano che va un po' aiutato, ma stiamo parlando degli amici degli amici, di una casta di faraoni all'interno della curia, dove, immaginate una piramide, la base ci sono piccoli favori, piccoli privilegi dati a tante persone. Più il privilegio diventa importante, meno sono le persone che ne godono. Se tu lavori in Vaticano o vivi in Vaticano, hai la possibilità di comprare all'interno dei negozi del Vaticano. Sei 700, 800 eh, abitanti. In Vaticano, 5.000 dipendenti, 5.800, 6.000 tessere. Perché si compra lì? Perché non c'è l'IVA. E quindi tu risparmi, se ti compri un frigorifero, risparmi l'IVA. Insomma non è poca cosa, no? La commissione voluta da Francesco va a vedere quante sono queste tesserine per avere questi benefit. 5.000 dipendenti. 600, 700 abitanti, diciamo 6.000 tesserine, dai, 10.000 perché ci sarà qualche furbetto, 20.000, adesso mi viene da fare l'asta, 30.000, 40.000, sono 42.000 le tessere, di questo piccolo ma significativo privilegio. La quantità di elettrodomestici che questi negozi vendono, se dovessero essere solo eh, eh, collocati in Vaticano ci serve un televisore ogni 50 centimetri. Vanno a vedere le spese di questi palazzi, perché la manutenzione voi lo sapete, se state in una casa di proprietà, insomma ogni anno bisogna sistemare una cosa. Vanno a vedere la manutenzione pronta a cassa, prendono a Campione due palazzi dove vivono i cardinali curiali, e scoprono che in due anni per i piccoli interventi pronta cassa vengono spesi 700.000 euro. Ed è ovvio che l'amministrazione che gestisce il patrimonio immobiliare è in rosso, visto come li gestisce. Vanno a vedere McKinsey, la società di, di analisi McKinsey, che è una società internazionale importante, va a vedere gli appalti. Scopre che gli appalti Vengono, costano due o tre volte quanto costano in Italia gli appalti pubblici. Che già da noi in Italia non è che siano proprio economici gli appalti pubblici, no? E finisco. A questo punto il Papa dice: Ma com'è che tutti questi bilanci sono in rosso e poi vengono ripianati? Con quali soldi vengono ripianati? E allora chiede informazioni. Gli uomini del Papa chiedono informazioni sull'obolo di San Pietro. Cioè su quella raccolta straordinaria in tutte le nostre parrocchie, per cosa? Per, soprattutto, soprattutto la beneficenza e le opere di bene del Santo Padre. Poi viene raccolta per il mantenimento della cura. Cioè ci, però diciamo che il messaggio che passa è quello che l'obro di San Pietro serve per i poveri. Questo da quando sono alto così me lo diceva mia nonna. Così a chiede alla segreteria di Stato, scusate ci dite come viene speso? No. Come no? Noi siamo, ci, 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 abbiamo, cioè, siamo incaricati dal Santo Padre, non possiamo per disposizioni superiori. Ho capito, ma sopra il Santo Padre chi c'è, scusate. Gennaio 2014 arrivano i dati. Allora ve la faccio breve: entrano 10 euro nel salvadanaio dell'obolo di San Pietro, 6 euro finiscono a pareggiare i conti in rosso della curia romana del patrimonio immobiliare poco eh, valutato male, gli appalti, i privilegi e quant'altro. 6 euro. 2 euro di queste 10 finiscono su un deposito dello IOR che oggi ha un saldo di circa 400 milioni di euro. Va bene? Le ultime 2 euro finiscono al Papa per fare le opere di bene. Questa cosa al Papa dà molta molta rabbia e vuole un cambiamento immediato, radicale, forte. Oggi, questi dati che vi ho detto erano del 2012-2013, oggi siamo nel 2016, diciamo che nel 2014-2015 cambia la tendenza, oggi di queste 10 euro per i poveri ne finiscono non due ma cinque, la metà. Non pensate mai che il Papa lì cambi tutto in un attimo. Perché deve cambiare le leggi, deve cambiare gli uomini e deve cambiare la mentalità. E la mentalità, in questo libro, si vede che è molto difficile cambiarla. C'è una parola che viene molto usata dagli uomini di Papa Francesco per descrivere quello che incontrano. Io sto parlando dei problemi, poi ci sono bravissime persone anche in Curia, in Vaticano, non mi interessa, ma io sto parlando dei problemi. La chiamano inerzia. Cioè non pensate che siano tutti delinquenti, è sbagliato. C'è una inerzia, c'è una a volte anche una incompetenza, che è voluta da chi? Da chi ha interessi diversi. È chiaro che se tu sei inerte, incompetente, hai dei piccoli, ti faccio dei piccoli privilegi, ti do la tesserina, e ti do la casetta è così, tu quando io faccio qualcosa che non va, tu chiudi tutti e due gli occhi, anche perché tu, anche tu hai i tuoi interessi. Questa è la piramide e la casta. Dove chi ha più privilegi è garantito da quelli sotto che hanno dei piccoli che sostengono quelli che ne hanno di più per non perdere i propri. 42.000 tessere. ero a Roma? Ho salzato uno fa Nuzzi, ma lo sai che è tutto vero? Eh certo, immagino, c'è scritto nei documenti. No, no, ma c'ho pure io, io lavoro in Vaticano, ho pure io a tessere. Per... Eh, faccio... eh, quindi, è giusto. E c'ha pure mio fratello. Ma scusi, suo fratello lavora in Vaticano. No. Faccio, e quindi, non, no, no, come no? È, è mio fratello, allora siamo siamo arrivati 5 minuti che io lo capivo. Dice: Sì, ma è suo fratello. Ma lavora? No, non lavora in Vaticano quindi non ha diritto alla testa, dottore. A quello ha capito: È mio fratello. Ah, vabbè. Basta, <ride> basta. tra i vari documenti eh, che per la prima volta questo libro ha documentato. Ce n'è una, c'è una piccola mail che però io penso che sia la prima volta che io ho letto in un libro inchiesta eh, dove si parla di massoneria all'interno della Chiesa. Ci sono sempre stati voci, no? eh, i massoni esistono, la massoneria esiste, poi c'è chi va da un estremo all'altro, però tu hai beccato. E hai pubblicato una mail uh, di uno dei rappresentanti di Cosea, un francese, Bertolini. bravissimo, e dice, i nostri interventi metteranno in evidenza le carenze finanziarie e amministrative che i nemici della Chiesa ovviamente vogliono cogliere. Interessante questo passaggio. Parlo di alcuni governi, alcuni politici e gran parte dei media. Ad esempio, si deve a tutti i costi evitare che i massoni si aggirino o anche si infiltrino nel piano d'azione. Cioè, io sono stato abbastanza sconvolto, nel senso che per la prima volta all'interno di Cosé, a questa commissione voluta dal Papa, uno stesso cardinale parla di massoneria. Legata a questa mail... Volevo farti vedere eh, delle immagini che tu hai inserito nel libro, perché anche questo è un fatto assolutamente per la prima volta, non è mai successo in Vaticano una cosa del genere. Poi ne magari ne parliamo insieme. Riusciamo Mauro a, a, a far andare a vedere queste foto di questo scasso? Grazie. Sembra un banale scasso in casa, ma in realtà è uno scasso importante, no? Sono molto stupito perché hai avuto una, non so se consapevolmente o inconsapevolmente hai avuto una grande intuizione accostando le due cose. Non ho prove di quello che dico, infatti non l'ho scritto. Però ho un orientamento anch'io a unire le due cose. Eh, questo è un aspetto molto... Eh, ovviamente non stiamo parlando di una massoneria, come dire, eh, normale, stiamo parlando di una massoneria deviata, stiamo parlando di una massoneria occulta, stiamo parlando di quelle massonerie che poi trovi anche in altre strutture clandestine tipo... Ecco per esempio ve ne dico una, la prima, la santa, no? che è questa sorta di organizzazione, che sta di questa eh, struttura, di questa cupola che sta sopra l'andrangheta, dove i capi dell'andrangheta si incontrano anche con i capi della mossoneria deviata. Ecco. E periodicamente emergono queste presenze all'interno del Vaticano. Nel, in apertura del libro ne faccio ricordo la lista di presunti esponenti della Chiesa legati al mondo massonico che aveva Papa Luciani. Papa Luciani voleva allontanare dei personaggi della curia. Poi è morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Monsignor Biganò parla di rapporti tra Bertone e il mondo massonico, quel monsignore Mignonò che è stato poi mandato Nunzio Apostolico in Washington. E io ne parlavo, faccio un inciso, ne parlavo con il cardinale De Paulis, che è un anziano cardinale, una persona per bene, razzingariano. E lui mi diceva, ma Nunzio, ma secondo lei tra Bertone, il segretario di Stato, e un monsignore, ma è ovvio che il Santo Padre scegliesse il segretario di Stato, perché non poteva far dimettere il proprio segretario, perché voleva dire ipotecare il proprio pontificato. La massoneria eh, ce l'abbiamo in tanti momenti, ce l'abbiamo quando un signore che si chiama Luigi Bisignani porta i soldi della Maxi Tangente Enimont all'interno del Vaticano per far riciclarlo allo York. Bisignani era iscritto alla P2. Stiamo parlando di una massoneria che non è amica della Chiesa. Stiamo parlando di un, di una, un potere eh, al, eh, parallelo e antitetico. Tant'è che Ratzinger è quello che scrive contro la massoneria, dicendo che un sacerdote non può essere massone. Lo scrive prima di diventare... Papa. È difficile risalire questo filone. Eh? Cioè, hai degli elementi, alcuni ve li ho dati. È difficile costruire anche perché la capacità di mimetismo di questi soggetti, di manipolazione, di alterazione, di falsificazione è molto potente e fanno vittime. E hanno alleati. Credo per esempio che gli alleati possano essere per esempio i Cavalieri di Colombo, che è questa potente associazione italo-americana, che ha un rappresentante che siede anche all'interno del Consiglio di amministrazione dello IOR. E diciamo che negli Stati Uniti non godono proprio di una grande fama eh? questa comunità italo-americana. Mm. Poi ci sono quelle fotografie. Perché? Perché vi, ha vi abbiamo raccontato come Cosea scopre queste magagne e le indica al Santo Padre. Perché il Papa vuole fare le riforme, vuole ristrutturare la curia. È come noi: se vogliamo ristrutturare una casa, dobbiamo sapere dove sono i muri portanti, dove corre l'impianto elettrico, i tubi. Cioè, lui vuole avere la fotografia precisa. E questa commissione d'inchiesta va a scavare, scopre tante magagne, alcune ve l'ho dette, altre ne trovate nel libro, e calpesta molti calli, dà molto fastidio. E quindi cosa succede? C'è una reazione a questa commissione d'inchiesta. E quelle fotografie le racconto in maniera molto forte quelle fotografie, stiamo parlando di armadi violati, armadi blindati aperti con la fiamma ossidrica all'interno del Vaticano, cassaforti sventrate, della commissione di inchiesta COSEA. E poi c'è un aspetto che è ancora più inquietante. Questo furto risale al marzo del 2014, quindi dei ladri entrano, aprono gli archivi di così e portano via le, tutte le carte. Poi, qualche settimana dopo, arriva una busta anonima con dentro alcune delle carte che erano state rubate. Ok? Siamo alla vigilia della santificazione di Giovanni Paolo II, aprile 2014, se non vado male. Quali carte rimandano indietro a Papa Francesco e ai suoi uomini i ladri? di tutte quelle prese. Vi dico quale carte e capirete perché. Mandano indietro questi ladri una decina di foglie che sono le lettere che tanti anni fa quel faccendiere siciliano legato alla mafia italo-americana, Michele Sindona, mandava ai suoi amici cardinali in Vaticano durante il papato di Uetila. Cioè, siamo alla vigilia di un momento storico della festa per la santificazione di Huetila. Questi ladri entrano, rubano le carte, scelgono le carte che l'impresentabile Sindona, le lettere che l'impresentabile Sindona scriveva ad alcuni suoi amici, pochi per fortuna, cardinali in Vaticano, queste lettere vengono mandate, riportate al proprietario, cioè agli uomini di Francesco. Cos'è se non un atto intimidatorio? Ricordati, noi arriviamo dove vogliamo, noi entriamo nelle tue cassaforti, prendiamo i tuoi documenti e ti ricordiamo i tuoi peccati passati. Stai attento tu che vuoi cambiare tutta la curia. Quel mondo lì non è un mondo sopito. Non è possibile che Mennini, il figlio di Mennini, fosse là. Cioè, magari ha una bravissima persona, sicuramente incensurata, però, ragazzi, la, co la coincidenza è tanta, eh? la coincidenza è veramente diabolica, mi avrebbe da dire. Ovviamente, gli autori di questo furto non sono stati individuati, o almeno non ne abbiamo notizia. Perché, permettetemi qui la battuta un po' sarcastica, in Vaticano fanno certi processi, a taluni, perché scrivono certi libri, e altri, che fanno delle cose un po' diverse, vanno a vedere, vanno a vedere questi negozi del Vaticano, vanno a fare gli inventari dei magazzini, no? sapete che si fa l'inventario. Si scopre che in un, anno, in un anno è sparita merce dai magazzini. Per un milione e 600 euro, cioè ogni piastrella che alzano c'è un problema. Abbiamo visto questo, Abbiamo visto questo, questo potere all'interno. Nel frattempo, frattempo c'è anche un cambiamento. Il segretario di Stato Bertone se ne va, arriva il Vicentino. Monsignor Parolin, che forse abbiamo anche delle foto, vero Mauro? Che è qui proprio da Schiavon. Però lasceremo ai lettori a capire la figura di Parolin, questo nuovo segretario di Stato. Il libro, il libro è un giallo: in realtà, eh, se mi permetti, Gianluigi, il luogo del delitto è il passaggio tra le dimissioni di di Benedetto XVI e Papa Francesco. Quello è il luogo dal delitto. Poi nel libro moltissimi personaggi come un giallo vengono fuori e vi accompagneranno fino alla fine, ma ce n'è uno. Ce n'è uno in particolare a cui eh, mi piaceva discutere con te. Perché se Cosea comincia a mettere in mano al Papa determinati documenti per farlo comunque, fargli conoscere che cosa non andava. Il Papa fa qualcosa di diverso, esclude in qualche modo il potere economico del, del circolo, dei 15, chiamiamolo così, e fa nascere un super dicastero economico. E a capo di questo dicastero c'è questo cardinale, e con di lui vorrei che tu mi parlassi. Aspetta che parte il video. Eh. Thank <laughs> you. Allora, io eh, non sono tra quelli che eh, sono ipercritici nei confronti del Cardinal Pell. O almeno mi spiego, il Cardinal Pell è stato scelto dal Santo Padre come segretario, prefetto anzi della segreteria per l'economia. La segreteria per l'economia doveva raccogliere tutte le competenze finanziarie della Santa Sede. Praticamente cosa ha fatto Papa Francesco? sapendo che la segreteria di Stato nel tempo aveva troppo potere l'ha divisa in due alla segreteria di Stato tradizionale ha lasciato tutti i compiti della diplomazia dei rapporti con gli stati alla segreteria economica ha lasciato la questione dei soldi questo sulla carta perché poi in realtà per riuscire a coordinare tutte eh, ad avere a sé tutte le competenze assegnate dal Santo Padre, Pell ci ha impiegato un sacco di tempo e ancora non è riuscito ad averle tutte perché ci sono molte resistenze. La Segreteria per l'Economia dovrebbe quindi assorbire tutte le competenze economiche. Pell ha avuto delle spese, è vero, non questa di mezzo milione che è una spesa amministrativa di gestione di un nuovo ufficio. Non è quello. A me ha sorpreso molto l'atteggiamento che Pell ha avuto nelle ultime settimane di fronte alle accuse che gli arrivano dal suo paese d'origine, l'Australia, dove una commissione d'inchiesta dello Stato ha chiesto a Pell di poterlo interrogare per vedere se era vero che lui aveva coperto dei sacerdoti pedofili. Pell ha sempre giocato un po' di melina. Non ha mai preso un aeroplano ed è andato lì a dire signori vi racconto come stanno le storie. E nella forma lui è stato, ha sbagliato molto. Perché si è fatto interrogare in videoconferenza da una camera in un albergo di lusso di Roma dall'hotel Quirinale portando a una insostenibile vessazione umiliazione, prostrazione le vittime dei preti pedofili che lui avrebbe coperto secondo l'accusa, che hanno dovuto fare una raccolta su internet di denari per permettersi un viaggio fino a Roma, da Sydney, per andare a vedere negli occhi Pell mentre parlava in videoconferenza. Stiamo parlando di persone che hanno subito abusi sessuali da sacerdoti. Io credo che queste persone dovrebbero essere protette, portate al centro della Chiesa, non umiliate facendo loro fare una colletta pubblica pur di avere eh, vedere esaudito un loro diritto che è quello di guardare negli occhi una persona accusata di aver coperto i loro carnifici. Questo io trovo eh, incommentabile. Sugli aspetti economici Pell fa molta fatica, ma l'ha fatta fin dall'inizio. Ci sono delle, dei report là dentro che sembra cioè segnalano che probabilmente Pelle in quel periodo, quando nasce la segreteria per l'economia, era addirittura appedinato, trovano delle microspie in alcuni uffici. Per questo Marco parla di eh, un thriller di questo libro, perché l'aria che si respira è quella: cioè quando tu, sacerdote, torni nel tuo luogo di lavoro e trovi una microspia, e sei in Vaticano. Sei in Vaticano, cioè il clima non è dei migliori, ma perché? Perché abbiamo un Papa che sta facendo questo grande cambiamento. Ma scusate, quando a fine novembre, durante il Sinodo, finito il Sinodo, è uscita quella notizia a carattere cubitali: il Papa ha un tumore al cervello, ve lo ricordate quella roba lì? Che era poi, vai a vedere che era un tumore benigno, che non ne era nemmeno un intervento chirurgico necessario. No? Ma non, era questa, un, non è questa una notizia tesa a dire un domani che il Papa insomma, non, non è tanto lucido, no? È eh, poverino è malato, eh, ha un tumore al cervello. Queste sono le opere di delegittimazione, questi sono, eh, sono quei veleni che si eh, infilano. Stiamo volgendo alla conclusione, però ho ancora un po' di domande da fare. Eh, lo so, eh, Gianluigi deve partire, deve tornare a Milano. Domani mattina va in onda. Perché poi sabato devo andare in Vaticano che c'è processo. ecco Quindi io domani sera, finisco quarto grado a mezzanotte e 40, vado a casa, stacco l'adrenalina della, della diretta e mi hanno detto che devo essere in aula alle 9.30. Perché è. Eh, la giustizia... posso raccontare un episodio? Dobbiamo, quante domande abbiamo ancora? Dai, 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 Marco. No, io... No, perché se poi io racconto dice eh, ma poi non hai risposto a mie domande. Vedo già dei principi di narcolessia da quella parte lì. Eh. Beh, allora, io, eh, io provo a farti una domanda un po' personale. Dopo aver raccolto tutti questi, questi documenti, averli divulgati, poi magari ne parliamo anche del mestiere del giornalista d'inchiesta, e questa era una delle domande però mi chiedo che tu personalmente che detti sei fatto del nuovo Papa come persona mh? non la curia ma lui Beh, insomma non credo di nascondere quello che penso uh, del Santo Padre Credo che sia, eh, un, abbia perfettamente il senso della, della responsabilità che ha, consapevole del momento delicatissimo che si sta affrontando. Ha una sensibilità spiccata per la questione cinese, dove vorrei ricordare che vive una chiesa clandestina, in clandestinità, dove fino a ieri... Le nomine venivano fatte da Pechino dai vescovi, non venivano fatte da Roma. Di recente ci sono state per la prima volta due nomine fatte da Roma, ma essere cattolici in Cina è un po' complicato. Il desiderio del Santo Padre è quello di andare in Cina, di fare il primo viaggio di un Papa in Cina, che avrebbe un alto valore. Eh, io ho risposto con sicurezza ad alcune domande uh, a che mi ponevo. La prima domanda è se questo Papa come dice, fa operazioni di marketing, di pubblicità o se veramente cerca di migliorare. Beh, io, guardate, l'altro giorno non mi ricordo più in che paese ero e, eh sì, non mi ricordo. Insomma, stavo presentando il libro e poi mi è avvicinata una signora che lavora per un'azienda che fa cappotti di abbigliamento che avevano ricevuto la richiesta di fare un cappotto per il Santo Padre. Ma questa cosa non è stata finita sui giornali. Allora, questa azienda è una, un'azienda, non mi ricordo adesso, dovrei pensarci se è in Lombardia, non mi ricordo comunque. Insomma, questa azienda qui si è messa e hanno fatto un cappotto proprio col cuore. Con, hanno scelto i migliori tessuti e quant'altro. Hanno mandato il cappotto, sono passati un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, tre settimane, nessuna risposta. E vedevano che il Papa non indossava, poi è arrivato, è tornato indietro il cappotto con un appunto dicendo che il cappotto era troppo lussuoso per il Santo Padre. E questa cosa non è finita sui giornali, cioè non è stata veicolata per fare come dire, pubblicità. Il Papa dentro è molto determinato. Perché non li manda via quelli che rubano che in un attimo? Perché non si può fare. Perché a parte che avere le prove, le, e perché poi c'è... C'è quello che eh, Don Dario Vigano, il prefetto per la comunicazione, chiama il pettegolezzo. No? Poi c'è la misericordia. Cioè, L'importante secondo me è la tendenza. Allora secondo me la tendenza è comunque, visto anche, anche per il semplice fatto che prima nessuno faceva nulla. Quindi c'è tanto da cambiare, c'è tanto da migliorare. E questo Papa è determinato. Poi, e poi fa delle cose che francamente aprono il cuore. C'è cioè, un Papa che riceve una lettera e chiama il mittente, dice: Ho letto il tuo problema. Cioè, immaginate voi che ricevete una lettera un attempato dal Papa, no? Beh, qui abbiamo anche Sammy che eh, l'ha proprio, proprio ricevuta eh, proprio da lui. E... Mi fate, mi fate facciamo un applauso a Sammy, me lo fate perché. Io sono così contento di vedere qui con i suoi genitori. È un piccolo grande uomo che insegna a tutti gli altri. E sapete perché insegna lui? Quando insegna, secondo me. Quando non se ne accorge. Perché lui non vuole insegnare niente, non ha niente tu hai qualcosa da insegnare? No, infatti. E lui però parla con quella semplicità che insegna un sacco di cose. Va bene. Eh. Io direi che ci avviamo verso la conclusione. Ci avviamo verso il terzo tempo dove ci sono tazze di tisana, il caffè per te che devi tornare a Milano, biscotti, cioccolata, insomma il terzo tempo all'interno della libreria, eh, per chi volesse avere l'autografo per parlare, per fare alcune domande. Volevo farti vedere la premiazione Oscar perché questo mi aiuta a parlare di che cos'è il giornalismo d'inchiesta, visto che poi in sala eh, di stampa ce n'è eh, parecchia. Che cosa vuol dire davvero eh, fare il giornalista d'inchiesta, che poi ti porta anche a, a essere inquisito poi dal Tribunale della Santa Sede. And Oscar to... Spotlight. Se il film che ha preso più statuette è il sanguinoso Mad Max, la migliore pellicola accompagnata non a caso dal premio per la miglior sceneggiatura è Spotlight. Un film che ricostruisce l'inchiesta dei giornalisti del Boston Globe che svelarono una serie di abusi sessuali compiuti da sacerdoti all'interno della diocesi di Boston. Un film che non fa sconti a nessuno e che ha fatto molto discutere all'ultima mostra del cinema di Venezia, ma che come hanno ricordato gli stessi produttori è anche un modo di dare voce a chi all'interno dello stesso mondo cattolico è stato ferito, in modo particolare le vittime. Un film premiato, un film premiato è il giornalismo d'inchiesta. Tu fai questo mestiere. Eh, volevo capire come si sente a essere giornalista d'inchiesta e se ti ha fatto piacere che il mondo del cinema abbia premiato il, un, un, una storia vera, poi oltretutto, no? Quindi che abbia premiato un, un team che abbia lavorato e che non abbia avuto paura di nulla. Qui siamo a incontri senza censura, quindi. Insomma, molti giornalisti si autocensurano. Uh, come la vedi? Ma io uh, credo che Spotlight sia un grandissimo film. È ben fatto all'osservatore Romano a sottolineare quando è uscito che non è un, libro, che non è un film contro, contro la Chiesa. È un film che racconta un fatto storico importante di una squadra di giornalisti investigativi che nel, al Boston Globe, al giornale Boston Globe, a un certo punto si mettono al lavoro questa squadra di giornalisti investigativi su una rete di preti pedofili che per decenni avevano fatto il bello e il cattivo tempo a Boston. Parliamo di un centinaio di sacerdoti. Spotlight ha eh, la forza di non raccontare solo gli abusi che di fatto non racconta, cioè non è un film che indugia sul pietismo, sulle corde della umana compassione, ma è un film che ha la potenza di eh, buttarti addosso il perché questa rete è vissuta così tanto a lungo. Questa rete di pedofili è vissuta così tanto a lungo perché aveva coperture, connivenze nella società, del, nella magistratura, nei giornalisti, negli avvocati, nel, nei politici. E quindi, ed è esattamente quello che succede ancora oggi, ma non parlo solo della pedofilia, ma sto parlando di qualsiasi problema. Cioè, non è allontanando, eh, colpendo il prete pedofilo che tu risolvi il problema. Certo, va colpito, va condannato e tutto, ma va messa a nudo la rete di connivenza. E così anche su altre questioni che possono essere l'appropriazione in debita, chi si prende i soldi o chi gode di privilegi, cioè si formano delle caste che si autoalimentano e si autotutelano e tutelano i propri adepti, i propri associati. Questo è Spotlight. Io non faccio il funerale del giornalismo d'inchiesta in Italia, anche perché sono un ottimista e eh, io sono, sono, sono un uomo profondamente ottimista. Cioè io scrivo di queste cose ma ho anche il sorriso. Perché guardo le cose in una prospettiva storica e sicuramente, per esempio, sul Vaticano, indiscutibilmente, da quando io ho iniziato a occuparmene ad oggi, come osservatore, eh, non posso non dirvi che le cose sono migliorate. Cioè non, non possiamo negarlo questo. Io non ho un interesse, cioè io non ho fatto del Vaticano il motivo della mia vita, io non ho il sacro cuore, il sacro fuoco contro, contro il Vaticano, contro la Chiesa. Dipende dalla prospettiva, certo, se poi io, tu mi dici ma lo IOR fa ancora il riciclaggio, sì, ci sono ancora casi di riciclaggio, ma ce sono, a me interessa denunciare quei casi, però al tempo stesso dirvi ma sono di più o di meno rispetto a dieci anni fa? Sono di meno. Cioè miglioramento, no? Questo è importante. E allora non, io non sono di quelli che dicono il giornalismo di inchiesta è morto, l'informazione in Italia non è credibile. Ma non è vero, dipende. C'è una profonda crisi economica, l'informazione è in crisi, i quotidiani vendono sempre meno copie. Naturalmente, direi, e uso un avverbio non a caso, antropologicamente, necessariamente finirà che vivranno i giornali quali? Quelli che daranno inchieste, approfondimenti e opinioni. Cioè, tutto, tutta l'informazione sarà free necessariamente perché oggi tu apri il telefonino no? non fai il tempo a cedere la mattina ti, ti, sei subissato di notizie sui social tra un po' ti entrano, ti entrano anche nel cappuccino che dice cos'è questa? Cioè, siamo bombardati però l'approfondimento e l'inchiesta saranno secondo me le due ciambelle di salvataggio dell'informazione tu un domani accadrà che tu comprerai un quotidiano online eh, sulla carta, come vuoi tu, e troverai inchieste e approfondimenti, opinioni. Di là sull opi sulla informazione, a mio avviso, c'è ancora da lavorare. Cioè se sulle questioni vaticane ho un libro a fare informazione, che è la lumaca dell'informazione, un libro, no? Perché no? nell'era di internet il libro è quello che cammina più pianino. Si lavora, si scrive, cioè sono 500.000 battute un libro, cioè una quantità enorme di... Se dà notizie vuol dire che altri non le danno, perché lì sull'informazione in questa monarchia assoluta è molto stato città del Vaticano ed è poco chiesa, per come la vedo io, no? C'è molto Stato, quindi c'è una monarchia assoluta. Se tu vuoi essere scrivi del Vaticano, devi avere, essere accreditato alla sala stampa. Se scrivi delle cose che non vanno, ti togliamo l'accesso. Ti togliamo l'accesso alla sala stampa. Ma non è una che non si è mai vista. È come uno scrive qualcosa contro Renzi, Berlusconi, Grillo, chi volete, e gli impediscono di andare in Parlamento. No, ma quella è una teocrazia, una monarchia. Ho capito il mio processo, ma fatelo pubblico. Mettetelo in streaming. Perché non lo mettete in streaming? Io non ho niente da nascondere. Non ho nulla, nulla, nulla da nascondere. Perché non permettete a tutti di avere l'informazione con i propri occhi di questo processo che state celebrando contro me e un altro collega? E invece sapete cosa succede? Che noi entriamo dentro, c'è un banchetto con otto giornalisti selezionati assistono all'udienza, poi vanno in sala stampa e ne parlano a tutti i 300 giornalisti del mondo, che arrivano da tutto il mondo per accedere a seguire quel processo, che sono corrispondenti, che non possono però seguirlo, che hanno questo filtro. Per chiudere, con un sorriso, vi racconto questa scenetta in Vaticano a processo. Allora io mi siedo, ho di fronte a me il pubblico ministero che è tutto vestito di nero, che ha una croce rossa, c'è molta... Sono tutti molto compiti, io sorrido, il reato prevede otto anni di carcere. Poi vedremo se lo daranno, se mi condannano, se chiederanno l'estradizione. Io spero che abbiano, vabbè, facciano quello che, che ritengo giusto. Vi racconto questo fatto, perché ho iniziato con mio figlio e vorrei chiudere con mio figlio. Allora mi sono seduto e, e c'era a fianco a me un signore con un mantello nero così. Vabbè, l'ho guardato, un po' impressionato, sono tornato a casa, il mio più figlio più grande, Edoardo, mi fa, papà, ti ho visto in televisione, ma scusa, ma quel signora a fianco, a te? serio, eh? meno male che esistono i bambini, fa, scusa, ma quel signore a fianco a te, per caso, era un soldato ninja? <ride> <ride> e io faccio, guarda, non credo, adesso però, lunedì c'è l'udienza, io lo vado a chiedere. Allora mi siedo a fianco, aspetto che ci sia un momento che non ci siano i giudici. C'è un una pausa. Allora faccio. Scusi, non <ride> Scusi, gli ho detto lei. Ho salvato di perché sennò vi facevo un trattamento sanitario. Non mi portavo nelle celle del Vaticano, ma in ospedale. Giustamente dico. Scusi, lei che ruolo ha qui? Io sono, lui, molto serio, ha detto: Io sono l'ufficiale giudiziario. Però ha un viso anche un po' simpatico, io l'ho visto serio ma simpatico, faccio sé, perché mio figlio mi ha chiesto se lei è un soldato ninja. Allora lui ha fatto così. E poi, poi ce l'aveva qua. Sapete quando uno ha una cosa qua che non riesce a tenere? Poi guarda a destra, guarda a sinistra, si gira, mi si avvicina all'orecchio e mi fa. Aspettate, viene da ridere. Mi fa comunque in casa, non ci perdiamo una puntata di quarto grado. Grazie Gianluigi, grazie della serata, grazie a voi. Adesso Gianluigi è a disposizione in libreria. Estate buono. Eh, in libreria, mi piace mettere un po', un po' di ansia Marco. Hai capito? Perché è da quando è arrivato che ho detto: Guarda, che io devo andare, devo andare, devo andare. No, io grazie, ringrazio te, Marco, ma ringrazio anche e soprattutto voi perché vedete quando uno compra un libro, eh, certo costa 18. In Liguria mi facevano. Io parlavo, andavano lì, guardavo il libro, lo giravano, vedevano il prezzo <ride> <ride> e lo riponevo. No, però c'è anche un aspetto che a me piace particolarmente, è il fatto che quando uno compra un libro, al di là della somma, è che ha intenzione di investire alcune ore della propria vita per leggere quello che ha scritto un'altra persona. Ecco, per me questa si chiama solo in un modo, magia. Grazie.